da Jesolo Circuit, finalmente si torna a correre una 24 ore sulla pista kart più famosa d'Italia. Intervista questa volta che riguarda la squadra più particolare in assoluto, perché adesso ci distanziamo, squadra che ha come team manager tre ragazze super operative e che ci accompagnano dentro al box, perché non solo team manager totalmente al femminile, ma anche i piloti ci riservano una sorpresa. Francesca, perché la decisione di portare, andiamo verso il box, in pista la squadra più giovane di questa 24 ore? Beh, perché ovviamente i più giovani in teoria dovrebbero essere più freschi, più bravi degli altri. Allora, mettiamo in campo la freschezza, esatto, fisica contro l'esperienza dei leoni delle altre squadre. Ma freschezza fisica perché? Adesso andiamo dentro al box, ci vanno, così evitiamo di mischiarci. Eccomi qua. Uscite, uscite ragazzi. Eccoli. Francesca, presentaci i tuoi piloti. Vai, vai. Allora, direttività. Sì, bravissimo. Sì, sì. Allora, Nicolò, 16 anni, Mattia, 21, e Alessandro, 18. Allora, 16, 21, 21, 18, in pratica hanno meno dei miei anni tutti i piloti insieme. Reduci dal mondiale SWS, Nicolò Soffiati l'anno scorso a Lignano sul podio, adesso però dalle sprint alle gare lunghe. Sarà più importante la vostra freschezza fisica o sarà più importante l'esperienza dei vecchi leoni? Una bella domanda, secondo me un po' tutte e due. La freschezza conta tanto perché sono tante ore di guida. Ma i leoni ti mandano lo stesso. Quindi è tutto un vediamo, non si sa. È tutto, non si sa. Può essere un bene come un male, non so. Allora quello che ci manca di sapere è la strategia che i ragazzi hanno adottato. Ma a questo punto la domanda che facciamo ai ragazzi è: siete voi che decidete o sono le donne che decidono? Donne, come sono le donne? Le donne. E allora se sono le donne che decidono, donne, vogliamo sapere, questa strategia è già decisa o ancora ci possiamo giocare qualche carta? No, non ancora, non è stata ancora decisa, vediamo a man mano, lo scopriremo solo vivendo, in base ai mezzi e ai piloti vedremo. Allora, è ancora lunga. Con il team di Ala, che nasce dalle ceneri di Just for Fun, con Francesca Cipriani, tutto il team più giovane della 24 ore targata RD Events.